Presidente Cerretta, un'impresa dà delle problematiche per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Si parla tanto di una misura che non accentua assolutamente e soprattutto non mette nelle condizioni i giovani di lavorare. Una sua riflessione a riguardo. Sì, innanzitutto non sono in accordo con la denominazione proprio di reddito di cittadinanza, in quanto credo che possa essere fuorviante per alcune persone dal momento che questo implicherebbe che tale reddito venga elargito a ciascun cittadino senza distinzione né di condizioni economiche né di occupazione. Quindi meglio definirlo reddito minimo garantito, che permette anche ad una platea selezionata, quindi alle fasce più deboli, al raggiungimento di un reddito considerato superiore alla soglia di povertà, anche se molto simile nella forma al reddito di inclusione che è già presente in Italia appunto nel governo Gentiloni. Una mia considerazione, a mio avviso non è però prioritario come supportare il reddito di chi oggi non ce la fa a sostenersi. Perché perso il lavoro o non riesce a trovarne uno nuovo, ma piuttosto è capire perché ci sono sempre meno lavori e cosa fare rispetto ad un futuro in cui il lavoro ce ne sarà sempre meno. Anche per quanto riguarda i professionisti, questa è una problematica che li attanaglia in virtù anche che dovranno combattere anche contro l'avvento dell'intelligenza artificiale. E dunque, un'altra mia piccola breve riflessione, sta nella questione che se il lavoro non c'è, che cosa poi potrà offrire, il centro, impiego? E poi anche da dire un'altra importante riflessione e la nostra preoccupazione, anche dei nostri associati in Regione Lazio sta proprio nell'organizzazione, per quanto riguarda le social card, per quanto riguarda l'incentivo del lavoro nero, anche le nostre aziende del Lazio, presenti nel Lazio, si pongono determinate problematiche in merito. Ecco, lei guida proprio l'associazione in Regione Lazio, le criticità sono tante, ce ne sono almeno quanto sono quelle in Campania. Certo, le criticità sono tante, parte del reddito di cittadinanza. Noi siamo un'associazione di categoria datoriale che rappresenta le micro, piccole e medie imprese ed ha quindi come mission quella di affiancarle, quindi sostenerle, poiché rappresentano l'asse portante dell'economia proprio del paese. E la nostra sfida è quella proprio di offrire il nostro apporto allo sviluppo delle imprese attraverso specialist partners e facendoli raggiungere degli obiettivi che da soli non avrebbero quindi raggiunto. I nostri punti cardini della nostra associazione, Regione Lazio, come un'impresa nazionale, i punti cardini sono la formazione, la finanza agevolata, la sicurezza, il nostro centro studi molto attivo ed altri servizi appunto presenti anche attraverso dei portali che il nostro associato potrà consultare e quindi usufruirne. Inoltre, un'impresa Lazio ha creato un network tra imprese associate dove interagiscono tra loro, scambiandosi reciprocamente sia esperienze sia necessità lavorative. Quindi un'impresa c'è ed è presente ad ascoltare le criticità aziendali per ricercare insieme le soluzioni più congrue. Unipesa Lazio resta il cuore dell'associazione, non soltanto perché a Roma, ma perché diciamo, è a contatto con quelli che sono considerati i palazzi del potere. Sì, un'impresa Lazio, infatti, un'altra nostra prerogativa, quindi stando a Roma, è quella di essere molto presenti anche sui tavoli istituzionali. Infatti ci siamo accreditati anche sui tavoli regionali, comunali, con degli incontri proficui per le nostre aziende.